Sono le 13:47 minuti, ultima parte di questa puntata in diretta. Come ogni venerdì parliamo di eventi di qualsiasi genere, però cerchiamo di selezionare gli eventi anche di qualità. E uno di questi sicuramente è The Energy of Music. Guardiamo dal nostro sito daily.it, eccola qui, insomma, campagna, torna il festival appunto The Energy of Music. Mercoledì 14 luglio alle ore 21:15 l'atteso evento musicale arriva a Somma Campagna, come di consuetudine, nel meraviglioso parco di Villa Venier. Insomma, è tutto pronto, il concerto fa parte della rassegna estiva Palco Venier, le arti delle terre del Custozza 2021, ed è patrocinato, pensate, dal Ministero della Cultura, oltre che dalla Regione Veneto, ed è organizzato per il 10° anno consecutivo dal Comune di Somma Campagna in collaborazione con Sphere Music. L'ideazione di questo format è del duo internazionale di pianiste sorelle, gemelle, Beatrice e Laura Puiu. Benvenute. Bentrovati. Bentrovati. Bentrovati a tutti. Eccoci qui. Allora, intanto complimenti, congratulazioni, perché la 10ª edizione è qualcosa di straordinariamente importante. Prima di iniziare magari a chiacchierare con voi, farei vedere proprio anche qualche grafica relativa all'evento, e poi questo è ovviamente, questa è l'edizione di quest'anno, 10 anni di grandi successi, ricordiamo mercoledì 14 luglio, ore 21:15 nel parco di Villa Venier, ma ovviamente è questa, con la bella foto di Laura e Beatrice. Noi non riusciamo a distinguerle qui, chi sia Laura e chi sia Beatrice, poi ce lo diranno loro, ma penso che non sia chiaramente nuova questa situazione. E poi qui vediamo tutta una serie di locandine di edizioni precedenti, perché insomma siamo arrivati al 10° anno, come dicevamo, la 10ª edizione, e quindi qui le locandine con i vari appuntamenti che si sono alternati poi nel corso di questi 10 anni. Eccola qui, 10 anni davvero dal 2012, spettacolo musicale per due pianoforti, fisarmonica, canto, batteria, percussioni e voce. Allora, diamo spazio alle nostre ospiti. Allora, innanzitutto, che emozione si prova ad arrivare al 10° anno? È una grande emozione, è stato un grandissimo impegno, prima di tutto per il nostro territorio. Siamo a Somma Campagna e dunque riuscire ad avere evento qua in casa, suonando in tutto il mondo, è molto emozionante, perché suoniamo per i nostri amici e per il nostro territorio, come dicevamo prima. Portare la grande musica e numerosissimi grandissimi artisti che hanno nei vari anni, come anche quest'anno, accanto a noi sul palco appunto di Villa Venier, è un altro motivo che ci siamo dati insieme all'amministrazione comunale, che è sempre stata vicina a questo progetto, appoggiandolo e supportando in questi 10 anni di notevoli successi. Questo è partito, ecco, come... Prego. Scusate, chiariamo subito per il pubblico a casa chi è Beatrice e chi è Laura, perché per noi non è facile. Certo, Matteo, io sono Beatrice. E io sono Laura. Perfetto, quindi Beatrice vestita di nero, elegantissima, e Laura vestita di rosso in questo caso. E tra l'altro il vostro format è originale e particolare, vediamo anche qualche immagine che ci avete fornito. Laura e Beatrice Puglio, eccolo qua, piano duo, e ovviamente una foto che vi ritrae assieme qui in una precedente edizione. Ecco, due pianoforti, uno di fronte all'altro, e anche una proposta musicale che unisce il classico al moderno, è così? Sì, è una formazione molto molto alta in tutti i secoli, dai più grandi compositori di sempre, quella del duo pianistico appunto, sia pianoforte a quattro mani che su due pianoforti, e che ovviamente, essendo professioniste, anche conseguito un dottorato in questo ambito del duo pianistico, siamo specializzate professioniste proprio per il duo e amiamo proporlo, conoscere nel mondo, perché soprattutto un po' in Italia non si vede molto spesso, ma c'è anche da dire che è difficile negli anni trovare dei duo pianistici stabili e professionisti. Noi suoniamo insieme da 5 anni da piccoline, sempre suonato insieme in duo,
e questa storicità e ovviamente ambiente decennale, studio e lavoro decennale insieme non da trovare ovviamente fra i musicisti. Per il duo pianistico in particolare è una formazione che con i due pianoforti, un pianoforte ha tutti i suoni di un'orchestra, con due pianoforti si porta su un palcoscenico come quello di un parco, appunto del parco di Villa Venier, un'orchestra vera e propria che con affiancati strumenti come quest'anno, per esempio avremo la batteria e le percussioni di Oreste Soldano e la fisarmonica di Thomas Sinigaglia, che sono due artisti straordinari conosciuti in tutto il mondo, nonché sul nostro territorio veronese, come ognuno nel suo ore, nel suo strumento, meravigliosi. Ecco, avremo un suono e un repertorio insieme a loro che spazia proprio dalla musica contemporanea fino ai giorni nostri e anche sul jazz, musica latina, brasiliana e con tantissime sorprese anche improvvisazioni durante la serata. E li avete citati, guardiamoli anche, guardiamo queste foto. Qui abbiamo Oreste Soldano, batterista, percussionista di fama anche lui, insomma internazionale importante. Qui assieme a voi, assieme al piano, al duo piano, e poi la magnifica scenografia di Villa Venier, che è un palcoscenico davvero suggestivo e straordinario all'aria aperta. E poi ancora a voi, Beatrice e Laura, e poi Thomas Sinigaglia con la sua inseparabile fisarmonica, altro straordinario musicista. Volevo chiedervi, perché poi nasce la curiosità anche tra il nostro pubblico, dicevate suonate insieme da quando avete 5 anni, quindi da bambine. La domanda che vi avranno fatto tutti, ma vogliamo farvela anche noi, ecco com'è partita questa passione per la musica classica, in particolare per il pianoforte, e poi anche l'idea di condividere poi questa passione. Ma l'amore per la musica, diciamo che c'era già nella nostra famiglia, nostra mamma e nostro papà, e nostra mamma ci sta accanto e ci ha guidate negli anni iniziali, che non sono facili per nessuno, e il fatto di suonare insieme, visto che siamo gemelle, abbiamo fatto tutto insieme. Siamo nate a Bucarest, una città in cui anche i gemelli, un po' a differenza dell'Italia, non sono separati, ecco, non si tende a fare cose differenti. Ecco, noi abbiamo fatto tutto insieme e anche nella classe di pianoforte è stato naturale e spontaneo anche cominciare a suonare a quattro mani inizialmente, dopo qualche anno anche a due per uno. Questo diciamo che è stato il nostro primo maestro con cui abbiamo fatto l'indie, che è la formazione di base, a farci iniziare proprio e a farci scoprire questa formazione di duo pianistico, prima quattro mani, poi due pianoforti, fin da subito, probabilmente intuendo che c'era qualcosa. E infatti nel tempo si è consolidata ed eccoci qua. Ecco, ma se io vi chiedessi un piccolissimo fuori programma, è possibile, non è concordato, non l'abbiamo fatto, sarebbe possibile provare proprio a sentire qualche nota a quattro mani su quel pianoforte che vedo sulla sinistra di Beatrice, oppure no? Va bene, subito. Dai, allora, sì, dai. Di una sedia, una cosa al volo. Sì, sì, ricordo ai nostri telespettatori che questo non era assolutamente previsto, però ho visto sulla sinistra di Beatrice il pianoforte, e quindi perché no? Il linguaggio internazionale della musica vale per tutti, visto che abbiamo due pianiste di fama internazionale, Laura e Beatrice Puiu, perché non approfittarne davvero per un'esibizione per Radio Adige TV. Quindi ci godiamo qualche minuto proprio in compagnia di questo duo straordinario internazionale che si esibirà, ricordo, il 14 di luglio a Villa Venier alle 21:15. Quindi andate anche su internet per le prenotazioni, per il biglietto, perché ne vale assolutamente la pena. Una decima edizione straordinaria. Allora lasciamo spazio a Beatrice e a Laura che improvvisano per noi qualcosa. Thank you.
complimenti, faccio un applauso davvero perché abbiamo avuto un assaggio di quello che sarà sicuramente uno spettacolo straordinario. Grazie davvero Laura e Beatrice per questo regalo che ci avete fatto in diretta su Radio Adige e siamo grazie. Veramente contenti di avervi conosciuto anche di persona e sicuramente anche di aver dato spazio a questo evento che ripetiamo per l'ennesima volta, 14 luglio, Villa Vernier, piano duo Beatrice e Laura Puiu assieme a straordinari musicisti e quindi non mancate a questo grande evento che ha un'importanza nazionale. E quindi davvero in bocca al lupo per la 10ª edizione. Beatrice e Laura, grazie per essere state in nostra compagnia. Grazie a voi, vi aspettiamo. A presto, a mercoledì. A mercoledì, buon proseguimento, grazie.